benvenuti a questo appuntamento di questo nuovo ciclo di trasmissioni dal titolo 360 gradi, quindi saremo in vostra compagnia quotidianamente, affronteremo tanti argomenti, uno su tutti, ormai questo dicevo con il mio gradito ospite, è il terzo anno che affrontiamo questioni legali, però attraverso punti di vista o determinate situazioni, ma adesso lo capiremo meglio, insieme ad Angelo Greco. Buongiorno. Buongiorno all'avvocato Angelo Greco. Intanto, perché punti di vista in genere, più che altro non è che è un punto di vista, ma quando si parla per lo più di internet, nuove leggi, nuove norme, nuove regole, comunque intanto... E il capo, io lo dico così, lo definisco così, la legge per tutti, perché dico questa cosa? Perché insomma lui ha visto veramente oltre, era già avanti un po' di tempo fa con questo portale che sta riscuotendo davvero tanto successo. Possiamo dire che tu comunque l'hai battezzato. Quindi... io l'ho battezzato e quando mi racconta tutte le cose positive del portale, di tutti gli accessi, dei contatti che ha con il mondo nazionale, internazionale, anche con media che non sono legate alla nostra Calabria, è motivo di soddisfazione anche averlo qui ospite in trasmissione. Ripeto, noi abbiamo visto la legge per tutti in una fase nascere. Embrionale, sì, proprio, era veramente all'inizio. Ricordo che facevamo 4-5 mila accessi al giorno adesso 30 e oltre. E immagino all'inizio qualcuno magari poteva anche storcere il naso, diceva la legge poi parlata in una maniera semplice, sì, proprio sì, al cittadino, sì. Immagino già i colleghi, magari qualcuno faceva il commento magari perché... C'è stato qualche comunicazione di questo tipo. Sì, effettivamente non ve ne sono altri, almeno che io conosca, ma magari se non sono quei siti di tutela del consumatore, per cui gestiti non proprio direttamente da legali, ma da associazioni di tutela del consumatore, che non parlano il linguaggio del cittadino, invece hanno più un approccio professionale e si rivolgono ai professionisti. Noi siamo la versione di LinkedIn, ma ci hanno definito il LinkedIn che mette in contatto non il professionista con professionista, ma professionista col cliente, cioè col consumatore finale. E in questa stessa ottica noi non soltanto diamo informazione, ma anche consulenza, e quindi anche c'è una forma di, diciamo così, di contatto col cliente, molto col cliente, diciamo collettore, consumatore, che poi è una domanda che assolutamente non era soddisfatta fino a prima della nostra esistenza, perché il consumatore, diciamo, non aveva facilità di accesso all'informazione giuridica e per il tecnicismo con cui veniva gestita l'informazione, e anche pure perché quella poca che c'era o era di parte, diciamo, oppure era in un certo senso molto molto così rara. Noi abbiamo fatto questo in 2 anni quasi, ancora non compiuti, a febbraio compiamo 2 anni precisi, siamo arrivati a uno share, posso dire davvero molto entusiasmante, perché abbiamo dai 30.000 in su visitatori unici al giorno. Unici vuol dire che se tu entri 4 volte in una giornata vieni conteggiata una sola volta. Quindi abbiamo Non c'è nessun imbroglio che magari uno può andare. No, con Google non si imbroglia, anzi. Senti, ma Zone d'Italia c'è una, sì, una diciamo statistica? La statistica rispecchia più o meno la concentrazione demografica della nazione. La città che ci legge di più è Milano, poi c'è Roma, poi ci sono Napoli, insomma, segue proprio le concentrazioni della popolazione. Pura curiosità, attraverso i social network direttamente con il portale si arriva direttamente a voi? Cioè, no, assolutamente. I click come arrivano? I click, che Facebook ci dà una grande mano, perché abbiamo un'attività di social marketing particolarmente curata, e possiamo dire che almeno un 25-30% di accessi ci viene da Facebook, è il nostro Google News. Ma comunque anche su Google siamo molto ben indicizzati, l'altro 70-75% ci viene da Google. Ovviamente si accede da una home page che è www.laleggepertutti.it, o diversamente chi vuole può accedere alla nostra fan page che è www.facebook.com/laleggepertutti. E ovviamente in quest'ultimo caso accede alle notizie ultime. Ah, abbiamo anche l'app, quest'estate abbiamo fatto anche un'app per smartphone, e quindi sia da Android che da iOS potete
scaricare l'applicazione La Legge per Tutti e rimanere in contatto, prendere le ultime notizie, notizie e ovviamente consulenze, perché poi il nostro format non è soltanto la notizia che leggi sul giornale, che ne so, è uscito il decreto che ne so, non rende pignorabile la prima casa, per dirti, no? Ma è anche una serie di casistica, ad esempio, per dirti, no? Che ne so, l'altro giorno abbiamo fatto uscire l'articolo su come fare la revisione dell'auto, cioè entro quanto tempo. Sono quelle cose, quelle nozioni di uso comune che spesso servono nella quotidianità, magari ti dimentichi e devi andare a cercare sui portali. Non poche volte nella nostra attività di ricerca abbiamo trovato un guazzabuglio di informazioni dove un portale diceva bianco, l'altro diceva nero, perché ciascuno ha la propria interpretazione, ma poi alla fine magari quello che dice la legge o il dato giurisprudenziale, che è come esce dalle sentenze, dalle aule dei tribunali, non viene dato da siti, ti ripeto, che hanno una destinazione prevalentemente professionale. I nostri competitor principali sono siti indirizzati unicamente agli avvocati, e quindi se una persona qualsiasi dotata di laurea, quindi con una formazione pure avanzata, però magari non nell'ambito legale, accede a un portale come per esempio Altalex, per dire che è il nostro principale competitor, però, anzi non vero e proprio competitor perché il target è differente, ma in ogni caso non si comprende, cioè voglio dire non lo comprendi, non lo potresti comprendere tu, perché ha un approccio molto, ma non tu perché... Perché chiunque, non l'avrei compreso io prima di prendere il titolo di avvocato, perché ci vuole una formazione ad hoc per queste un linguaggio anche difficoltoso per chi è avvocato. Certo, l'avvocato non lo legge prima di addormentarsi così facilmente, insomma. Certo. Quindi c'è bisogno di un certo impegno. Invece l'informazione è quella che comunica, e la comunicazione presuppone anche un modo di avvicinarsi al linguaggio del popolo. Questo non vuol dire essere volgare nell'italiano, ma vuol dire volgarizzare il linguaggio giuridico, quantomeno, cioè avere una forma di comunicazione. Io dico sempre ai redattori, voi dovete fare in modo di esprimere il concetto nel tempo che con il vostro vicino di casa, nel tempo che passa dal piano terra fino al sesto piano dove dovete arrivare col vostro vicino. E in quell'arco di tempo in cui l'ascensore sale dovete arrivare proprio al succo, all'essenza della notizia, alla pratica della notizia, sfrondati tutte le questioni astratte, le giustificazioni teoriche per cui tu arrivi. Il cittadino vuole sapere: che faccio col semaforo rosso, devo passare sì o no? No, perché c'è il codice della strada che dice no, basta, io voglio sapere soltanto se devo passare o non devo passare. Questo interessa al cittadino, interessa a che deve fare. Senti, le domande più frequenti che arrivano... Ma in questo periodo ovviamente sono tutte questioni di debiti, quindi attengono quasi sempre a cartelle esattoriali, Equitalia, quindi. Oppure molto spesso, ecco, ad esempio oggi abbiamo ricevuto tre richieste sullo stesso argomento, sono consulenze che noi facciamo ovviamente a pagamento, quindi non è un'attività che se no ci prenderebbe, certo, del tempo eccessivo. Sono riguardo la... problemi di reati informatici. Uno di oggi era il furto di identità su Facebook, un altro una diffamazione a mezzo stampa telematica, e quindi diciamo questa materia è abbastanza gettonata. Anche questioni di eredità si stanno sviluppando parecchio, sì, pure eredità. Intanto ho cambiato un po' il modo di stare su Facebook. Io ogni mese cambio la password. Sì, esatto. Dopo l'ultima conversazione sto un po' in ansia sul fatto che qualcuno possa naturalmente rubare l'identità. È accaduto, ci sono delle persone alle quali insomma è accaduto, sono delle cose spiacevoli, anche perché poi ti va a ritrovare in situazione non sapendo. Assolutamente, di questo il legislatore se ne è accorto quest'estate, ad esempio ha previsto un'apposita aggravante per il reato di stalking nel caso in cui venga fatto con strumenti telematici, e quindi diciamo c'è una presa di coscienza di come lo strumento virtuale non sia poi così virtuale. Cioè si è sempre pensato, vabbè, fin quando lo stalking ti viene fatto col computer, tu spegni il computer e non lo vedi, quindi diciamo c'è una comunicazione asincrona, quindi puoi chiudere e non vedere, non sentire. Invece no, adesso il legislatore prende atto invece che maggior parte della vita si realizza con gli strumenti telematici, anzi c'è un moltiplicatore della comunicazione sugli strumenti telematici, e quindi l'ossessione di un campanello che squilla, certo non ci può stare una
sola tutta la giornata sotto a squillarti sul campanello, mentre invece ti può mandare 500 email in una giornata, e questo ha un effetto, diciamo, certamente più incisivo sulla vittima. Di questo il legislatore ha preso atto nel decreto sul femminicidio che è uscito quest'estate e oggi ha incassato il primo sì da una dei due rati del Parlamento, e che sta quindi per diventare legge di conversione. Prevede un'apposita aggravante per il caso dello stalking realizzato attraverso strumenti telematici, quindi diciamo attraverso anche... Così qualche signorino, capitato a tutti suppongo, a te forse qualche donna e a me qualche uomo, qualche simpaticone, così la smetterà nell'eventualità di insistere. C'è il simpaticone di turno che, nonostante lo blocchi su Facebook, si crea un account diverso. No, vabbè, a parte l'account diverso, eventualmente cambia un po' il cognome, ma lui vuol farsi riconoscere, intendiamoci. Sempre con lo stesso nome e cognome, eventualmente c'è un'aggiunta e chiede puntualmente perché rifiuto l'amicizia. Questo avviene un giorno sì e l'altro pure. Quindi nonostante io blocchi questa persona però, adesso i social network mi hanno fatto vedere, cioè c'è un substrato di sociale che diciamo nella quotidianità non trapela, e che ovviamente poi uno si sente un po' più libero dal fatto che non ha un contatto face to face con la vittima, no? E quindi manifesta molto di più le proprie manie, e quindi c'è una forma di protagonismo proprio a volte ma infatti stalking è ben altro, che una richiesta di amicizia, no. Però nel momento in cui nella quotidianità c'è sempre la stessa persona che comunque ti fa, ma sono persone che tu non avresti mai avuto la possibilità di interagire, no, ma nella vita normale tu magari gli stringi la mano, è un tuo collega di lavoro, non lo diresti mai. Cioè il fatto che non ci sia, questo in uno studio di criminologia era stato fatto, diciamo, internet ha svelato, diciamo, quell'essenza criminale che era latente in molte persone, come un virus, no? Che non si sviluppa perché in determinati ambienti non si può sviluppare, ma in un determinato invece ecosistema si sviluppa e diventa una forte malattia. Su internet quella specie di virus che era latente in determinate persone, mania di protagonismo e altre forme pure molto, diciamo così, gravi, di patologie di questo tipo, su internet vengono subito fuori perché non c'è il contatto con la vittima, e quindi la gente si sente quasi autorizzata. Sembra quasi che il non vedere la sofferenza materiale della vittima cacci quella valenza penale alla condotta, come, ecco, il classico quasi caso, invece della violenza psicologica sulla vittima, esatto, non sbaglio? Sì, ma esatto, e qua il classico caso, al di là del reato, diciamo, di violazione del copyright, che ormai viene realizzato costantemente, e che invece c'è stata tutto il discorso della giustificazione morale che si sono dati i pirati, però anche tutti i reati informatici, dei cosiddetti colletti bianchi, l'accesso abusivo a sistema informatico, oppure la violazione di password di sistemi di sicurezza, e non si percepisce la dose di illegalità che c'è. Ad esempio, uno di questi soggetti non sarebbe mai capace di entrare in una banca con una pistola e dire datemi, questa è una rapina. Però sono molto capaci di entrare in un sistema informatico di una banca e far migrare i conti da un conto all'altro. Sono capaci di questo perché non c'è il contatto face to face, non tanto per la facilità. Non tanto perché reperire una pistola, entrare in banca e dire questa è una rapina è una cosa ormai purtroppo abbastanza facile con il reperimento che c'è, ma è il contatto con la vittima che aveva bloccato tutte queste forme di crimine, invece che internet riesce a realizzare, perché una persona, non vedendo la vittima, si sente quasi più giustificata. Senti, che novità ci sono in merito ad internet e social network? Che cosa è accaduto nell'arco di questi mesi? C'è qualche notizia, qualche novità che può interessarci a noi? Ma guarda, al di là della novità, diciamo, c'è stato questo intento del governo col decreto del fare di liberalizzare il wifi. Tu sai che c'è stato questo discorso che risale agli attentati di Londra e di Madrid. L'Italia aveva creato una norma che era l'articolo 9 del decreto Pisano, il quale stabiliva
l'obbligo per tutti i gestori di connessioni wifi di tracciare tutto il percorso telematico che aveva fatto il cliente, prenderne i documenti di identità, fare, chiedere un'autorizzazione alla questura, insomma una serie di obblighi particolarmente stringenti che rendeva poi di fatto, a parte che erano ridicoli perché erano aggirabili in una maniera estremamente facile, però nello stesso tempo aveva reso il libero wifi un'utopia nel nostro paese. Poi è stato, diciamo, in un certo senso in parte abrogato, rimanevano alcuni obblighi per gli esercenti pubblici gli esercizi commerciali, e il decreto del fare ha finalmente liberalizzato. Restano in piedi alcune eccezioni, però diciamo, ecco, questa è la materia di internet, è la materia, diciamo, più attuale che è stata toccata dalla legge. Invece, ecco, ero venuto, ma forse abbiamo poco ancora di tempo, ma possiamo toccare il discorso. Vediamo fin dove arriviamo. Perché c'è un discorso abbastanza grave e serio che si può fare. Noi abbiamo cominciato a vederci a spazio libero, sì, parlando della violazione del copyright, quindi del diritto d'autore, che era resa possibile grazie alla, diciamo così, alla capacità di internet di nascondere i soggetti che si collegavano, di far migrare i dati da uno stato a un altro, di far risiedere i server in stati, diciamo, dal regime piuttosto liberale, tra virgolette, come è stato per The Pirate Bay oppure Napster, che sono andati in isole non localizzabili da nessun GPS, per impiantare i loro server e cercare di dare comunicazione. Ora, abbiamo visto come il fatto della inesistenza di convenzioni internazionali rende assolutamente facile aggirare la normativa interna, semplicemente spostando la sede dei propri affari in uno stato più liberale. E così, ad esempio, aveva fatto The Pirate Bay, comprando un isolotto nelle acque non territoriali dell'Inghilterra, si chiamava Sealand, erano pochi metri quadrati, dove hanno messo i loro server, hanno dichiarato lì questa è la nostra nazione, o meglio questa è la nostra sede legale. Lì c'era un soggetto un po' pure abbastanza colorito che si era dichiarato governatore di quell'isolotto, che poi non era nient'altro che una piattaforma post bellica utilizzata come base di controllo dagli inglesi, poi abbandonata. Questa persona si è insediata, ha detto questo è il mio stato, non era nelle acque territoriali, si è dichiarato il proprietario di quell'isola e ha fatto le sue leggi, e la sua legge era assenza di copyright, assenza di qualsiasi reato di violazione del diritto d'autore. Ovviamente tutti i server di tutte le piattaforme che facevano file sharing hanno trasferito le loro sedi in quest'isola, e anche The Pirate Bay voleva addirittura comprarla quest'isola, ma parliamo di isola, è una piattaforma, certo, di pochi metri quadrati, un monolocale. Fatto sta che abbiamo visto, ecco, come era possibile che The Pirate Bay andasse in un isolotto sperduto e continuasse a, tra virgolette, delinquere secondo la nostra normativa nazionale. Questo era possibile perché non c'erano delle convenzioni internazionali che disciplinassero i rapporti, diciamo, tra gli stati per quanto riguardava la disciplina del copyright. Per cui se io posso, il problema è questo, che tu con internet hai un raggio d'azione che è globale, non è limitato alla tua nazione. Per cui se io faccio un'attività che in uno stato è legale, considerata legale, e i suoi effetti per via della rete possono essere propagati in tutto il mondo, ed è vero che le autorità dei singoli stati possono porre dei blocchi all'accesso, però ci sono dei sistemi informatici, cioè dei server proxy, vuol dire che tu bypassi il tipo di connessione del tuo stato e ti allacci a quella dello stato, diciamo, dal quale proviene. Insomma, ci sono tanti sistemi per violare queste norme nazionali e avere libero accesso a tutti i contenuti. Ora, abbiamo scherzato fino ad oggi, parlando di violazione dei dati del copyright. Oddio, poi chi mi sente l'autore pensa che dice come hai scherzato col nostro lavoro. No, assolutamente no, però dico il danno che si può fare a un singolo autore per il costo di 100 CD non è minimamente paragonabile a tutti i danni che possono derivare anche in temi di diritti della persona, e mi riferisco alla privacy. Mo sembra il concetto di privacy
sia un concetto che abbiamo inventato, ha inventato la nostra generazione. Mia madre ancora non lo sa dire, ancora dice privacy, per dirti. Quindi cioè, adesso se mi vede poi dopo mi tocca. Mi hai preso in giro in televisione. Sì, però per dire, è un concetto nuovo, cioè il concetto, la riservatezza è nata con le grandi città, con diciamo con la forma di comunicazione pure multimediale, quindi sono poste queste necessità. Sì, però una volta c'era solamente un telefono di rete fissa a casa, certo, e quindi non c'era bisogno. Però è pur vero che la gente, che anche volevi la privacy, tutto era un paese, quindi certo, per forza di cose sì, i tuoi fatti li sapevano tutti, quindi che cosa tutelavi? Però adesso, ecco, è entrato, però il paradosso della nostra generazione è che prima ha creato il termine privacy e il secondo dopo l'aveva già calpestato e distrutto. Perché? Con internet, ad esempio, una di queste ipotesi sono quelle società che si chiamano due intelligence. Loro che fanno? È una cosa pazzesca. Formalmente legale, o meglio... bypassano la legge grazie ad internet, quindi formalmente sono legali, però se andiamo a vedere nella sostanza è un'attività che verrebbe considerata illecita. Cioè loro hanno degli ispettori, sono degli ispettori, chiamiamoli così, degli ispettori, chiamiamoli diciamo in questo modo che rende l'idea, che scandagliano tutta l'informazione, diciamo in Italia, ecco, prendiamo, però lo fanno in tutti gli stati. In Italia in particolar modo c'è una società che lo fa in Italia, ho scritto pure un paio di articoli su questo discorso, che scandagliano tutta l'informazione, gli atti pubblici, sentenze, tutto, qualsiasi cosa, qualsiasi notizia, la scannerizzano e creano delle cartellette, diciamo, sì, in un maxi computer dove raccolgono la vita di ognuno, di ogni persona, e la conservano lì. Cioè, per dire, oggi compare sul giornale la notizia che io ho subito un procedimento penale, subisco un procedimento penale per, una frode all'assicurazione, loro prendono la notizia e la conservano nel loro archivio. Ma non è questo il problema, perché uno dice, vabbè, tu hai commesso l'illecito, che cosa vuoi? Beh, intanto c'è un diritto all'oblio che dopo scontata la pena, la nostra giurisprudenza, l'elaborazione giurisprudenziale, prevede che io ho il diritto ad essere dimenticato, quindi è l'obbligo a cancellare tutte le informazioni. Un giornale non potrebbe mai ripescare una notizia di 20 anni fa con la mia condanna per un reato, perché non manca uno dei tre requisiti della liceità dell'informazione, che è l'attualità della notizia. Le notizie non più attuali non possono essere più ripescate, mentre invece loro, conservando questi dati, violano una delle tre leggi, una delle tre norme. Ma il problema principale è che questi dati vengono venduti. Vengono venduti a chiunque ne faccia, quindi non al miglior offerente, ma a chiunque, anche a prezzi abbastanza modici, accessibili, voglio dire, per me e per te sono prezzi accessibili, pur non avendo attività di tipo imprenditoriale particolarmente, diciamo, grosse. E quindi chiunque vuole sapere, infatti, che può essere un giornalista, certo, che può essere un imprenditore che sta per fare un contratto insieme a te, che può essere anche, che ne so, un tuo rivale che vuole fugare, un tuo rivale politico, un tuo rivale politico, sì, che vuol vedere nella tua vita quali sono i tuoi scheletri nell'armadio, prende, paga queste società e loro gli danno l'archivio completo di sempre della tua vita. Quindi comprendi bene che la non menzione sul casellario giudiziario a poco serve, dice, io ti do il beneficio della non menzione sul casellario, ma non ti preoccupare, a me che me frega, che non c'è in tribunale, io non ho bisogno più del casellario giudiziario in tribunale, pago una di queste società che peraltro è sempre aggiornata e per di più mi risale all'anno zero. Ma non viene mai cancellata poi, soprattutto, ad esempio, tu lo sai che ci sono dei sistemi che vengono stabiliti sulla base dell'affidabilità di un cliente, per dirti, facciamo un esempio banale e simpatico, una banca che rilevi che il proprio cliente nella sua città paga sempre con carta di credito un albergo. Sì. Che cosa può voler dire? Il cliente che vive a Cosenza paga però quotidianamente oppure 2 volte a settimana con carta di credito un albergo.
è un indice probabilmente di infedeltà coniugale. Questo sta andando in un albergo a prendersi la camera. Un'infedeltà coniugale, cioè un larga percentuale di possibilità che venga scoperta, e quindi può portare a un divorzio. Se porta a una separazione, divorzio. Se porta a una separazione, divorzio, quella persona è molto probabilmente nei guai economicamente, perché dovrà mantenere la moglie, e a quel punto è una persona poco affidabile, e quella persona quindi non vale un credito. No, si arrivano a controllare delle informazioni. Una carta di credito è già un cliente che sicuramente avrà problemi in futuro. Tieni conto che affronterà un divorzio. Tieni conto, e quindi avrà problemi economici. E quindi quella persona che va in banca a chiedere un prestito potrebbe non essere affidabile per il sistema. Senti Angelo, abbiamo poco. Sì, ne parliamo la prossima volta. Riprendiamo la prossima volta, soprattutto su queste cose, veramente incredibile. Quali possono essere le basi per una persona che debba andare in banca e magari solamente perché ha pagato, o magari non solamente, magari un'infedeltà potrebbe costargli in tutto e per tutto a questo punto. Ma la banca, e qua lo ridiciamo la prossima settimana a questo punto, sì? Lasciamo il punto interrogativo così la prossima, sì? Volta che andremo in onda, sa molto di più di noi grazie a queste banche dati. Benissimo, allora noi ci vediamo come sempre la settimana prossima per questo nuovo ciclo di trasmissioni di 360 gradi. Grazie per essere stati con noi, grazie all'avvocato Angelo Greco, grazie in cabina di regia Gia ad Amedeo Scarpelli. Arrivederci.